RDE presa diretta. Ben ritrovati dalla redazione. Sabato 15 gennaio a Milano, dalle ore 15 alle 18 in piazza 25 aprile, si svolgerà una manifestazione organizzata da Per l'Italia con paragone Italexit a favore dei diritti e delle libertà individuali e contro le politiche del governo e il Super Green Pass. Alla manifestazione parteciperanno anche rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano sospesi dal servizio, che per la prima volta scenderanno in piazza per protestare contro l'obbligo del Green Pass nell'esercizio della loro professione, supportati dal sindacato della Polizia di Stato Lo Scudo. Sono accusati di aver violentato una minorenne durante una festa avvenuta a Roma in una villetta la notte di Capodanno del 2021, un anno fa. Per questo i carabinieri della compagnia Cassia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare nei confronti di tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni, nei confronti dei quali la procura contesta a vario titolo i reati di violenza sessuale di gruppo aggravata. In due sono finiti ai domiciliari, per il terzo disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora a Roma. Una massiccia protesta contro l'obbligo del Green Pass in Bulgaria, degenerata in scontri con la polizia, ha bloccato il centro di Sofia. I manifestanti, organizzati dal Partito Nazionalista Rinascimento, si sono radunati sulla piazza davanti al Parlamento scandendo slogan quali «No al neofascismo», «Basta con la tirannide», «Non vogliamo i passaporti Covid». Centinaia di poliziotti e uomini della gendarmeria antisommossa hanno vanificato i tentativi dei manifestanti di entrare nell'edificio del Parlamento. Negli scontri sono rimasti feriti 4 uomini delle forze dell'ordine e decine di manifestanti. Le truppe guidate dalla Russia dislocate nel Kazakistan per aiutare il governo a riportare l'ordine dopo i violenti disordini della scorsa settimana hanno iniziato le operazioni di ritiro, lo ha annunciato il ministero della difesa russo da Mosca. Le unità di soldati di pace dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, avendo compiuto, adempito ai loro compiti prefissati, hanno iniziato a preparare il materiale militare e tecnico da caricare sugli aerei dell'aeronautica russa in vista di un ritorno alla loro base permanente, si legge in una nota del Ministero. Andiamo negli Stati Uniti. Il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, ha annunciato che si rifiuterà di collaborare con la commissione della House che indaga sull'assalto alla Capitol Hill. I deputati investigatori avevano chiesto una sua cooperazione volontaria, essendo stato in contatto con Donald Trump prima, durante e dopo l'attacco. Ronnie Spector, leader del gruppo pop The Ronettes e potente voce dei suoi hit come Be My Baby e Baby I Love You, è morta di cancro a 79 anni, l'ha annunciato la sua famiglia. La cantante, un'icona degli anni 60, aveva formato il gruppo tutto femminile nel 1957 con la sorella maggiore Estelle Bennett e la cugina Nedra Talley. Nelle prime battute della giornata, Piazza Affari ha ondeggiato attorno alla parità insieme alle altre borse europee. L'istino migliore quello di Amsterdam, che è salito dello 0,3% con l'indice FTSE MIB in rialzo dello 0,05% dopo la partenza marginalmente negativa. Piatta Madrid, qualche vendita a Francoforte e Londra che sono scesi dello 0,2%, mentre il mercato più negativo è di qualche frazione Parigi in ribasso dello 0,4%. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione, appuntamento che si rinnova a più tardi. Grazie per averci seguito.
Buongiorno dalla redazione sportiva. L'Inter batte 2-1 la Juventus ai supplementari e si aggiudica la 34esima edizione della Supercoppa italiana, decisiva una rete di Sanchez al 121esimo, quando ormai i rigori sembravano inevitabili. A passare per primi sono i bianconeri con un colpo di testa di McKennie al 25esimo. 10 minuti dopo De Sciglio stende Dzeko e dal dischetto Martinez non sbaglia. Nella ripresa palo di Dumfries poi l'incredibile epilogo. Simone Inzaghi si gode il primo trofeo alla guida dell'Inter ed è la sua terza Supercoppa in carriera. Abbiamo incontrato una squadra forte che ha fatto una partita da Juve, non ci ha creato tante difficoltà, ha detto il tecnico nerazzurro. Ho visto i numeri, la vittoria è meritata. Il gol finale incassato da Sanchez lascia l'amaro in bocca alla Juventus. Per Allegri è una sconfitta dura da digerire, ma sentiamo il mister bianconero. Dispiace perché potevamo andare a rigori e giocarsela lì, però questa partita ci deve dare ancora più consapevolezza e soprattutto più rabbia, perché comunque vedere festeggiare gli altri gira un po' le scatole, quindi bisogna buttarsi nel campionato. Abbiamo la partita all'Udinese, dobbiamo recuperare delle energie, recupereremo un po' di giocatori tra squalificati e infortunati, e però stasera ragazzi non c'è da rimproverare niente. Coppa Italia, l'Atalanta ha battuto 2-0 il Venezia negli ottavi di finale. Al Gavis Stadium sono bastati 12 minuti alla Dea per trovare il gol con Muriel, bravo a liberarsi in area battendo Lizzerini, due legni colpiti dai nerazzurri a inizio ripresa prima del raddoppio nel finale di Mele. Al Venezia annullato un gol di Cerngoi. Ora ai quarti l'Atalanta affronterà la vincente di Fiorentina-Napoli, oggi in campo alle 18. Alle 21 sarà la volta di Milan-Genoa. Il tennis si ferma ai quarti di finale, il cammino di Lorenzo Sonego nelle torneo ATP di Sydney. Il tennista piemontese è stato sconfitto in 3 set dal russo Karatsev con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2 dopo 2 ore e 49 minuti di gioco. Buona partita per Sonego, che ora si può concentrare sugli Australian Open che inizieranno lunedì. E nonostante l'incertezza del visto, Novak Djokovic dovrebbe giocare al primo turno degli Australian Open di tennis. Gli organizzatori hanno prima rimandato e poi stilato il tabellone. Djokovic, in caso di autorizzazione a restare in Australia, difenderà il titolo di 9 volte campione dell'Open di Melbourne contro il connazionale Kecmanovic. Intanto si apprende anche che la capienza del pubblico all'Australian Open di tennis sarà limitata al 50% a causa dell'aumento del numero di casi di Covid e dei ricoveri nell'area di Melbourne. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva. RDE presa diretta. Consegna a domicilio del caffè. La Torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com. Radio Diffusione Europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radio Diffusione Europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service DJ set per manifestazioni. Infoline 345 9945 637. Radio Diffusione Europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.